Ripartiamo con il campionato di eccellenza, con sabato prossimo, il gran giorno, quello dell'ufficializzazione dei due gironi del campionato di eccellenza, il girone A e il girone B. Sì, ora c'è grande attesa, ma ormai diciamo il segreto di Pulcinella. Abbiamo spoilerato sì, volta, ma insomma, allora, eccoli qua. Girone A con i vari allenatori, tra l'altro è cominciato anche il raduno della Coiopelli con D'Addario, nuovo allenatore, e dicono ci siamo iscritti, e già questo è un grandissimo risultato, esatto. E con la Sestese di Polloni, che sarà la squadra che entra in questo girone al posto della Zenit Prato, che è stata appunto ripescata. Andiamo al girone B, ecco, che poi sarà ufficializzato anche in questo caso, quindi c'è il Lanciotto che arriva dal girone A e poi l'Antella ripescata, con, vedete, anche vari allenatori che ormai da tempo abbiamo evidenziato e diciamo spoilerato ai nostri telespettatori. Allora, Andrea Abate, sabato non ci saranno ovviamente sorprese, questi saranno i gironi, si comincia l'8 settembre. Si comincia il campionato l'8 settembre, il 1 settembre Coppa Italia con l'andata del primo turno e poi il mercoledì successivo, dopo la partenza del campionato, il ritorno del primo turno di Coppa. Campionati finalmente, eccellenza e promozione, tutti a 16, senza turni infrasettimanali, si va tranquilli, si gioca la domenica, tutti in contemporanea con qualche anticipo a sabato necessario per il discorso garantire gli assistenti arbitrali nelle partite di eccellenza e promozione, però finalmente senza gli odiati turni infrasettimanali, che specialmente in un campionato prettamente dilettantistico come è l'eccellenza e ancora di più come è la promozione, ovviamente creavano solo grossi problemi e imbarazzi alle società, perché i ragazzi dovevano prendere giorno di ferie, insomma era veramente complicato. Ovviamente ci sono stati turni infrasettimanali perché, non perché era stata una scelta, ma perché per gli inserimenti e per cosa è successo dopo il Covid, non stiamo più a riparlarne perché ha poco senso, però finalmente adesso siamo tornati all'organico classico, due gironi da 16 in eccellenza, tre gironi da 16 in promozione, si gioca la domenica e avanti così, girone d'andata dall'8 settembre all'ultima domenica prima di Natale, girone di ritorno 2025. Perfetto, tutto preciso. Allora, prima poi di andare a, abbiamo già detto nel girone A ci sono le favorite, le abbiamo già dette e ridette. Allora io andrei, prima poi di vedere anche i colpi della settimana, a dare un'altra informazione importante. Purtroppo la scomparsa di Gianni, il giocatore del Castel Fiorentino, ha lasciato il segno anche ovviamente sul movimento calcistico, e allora dalla prossima stagione si comincia soltanto in presenza della in eccellenza stiamo parlando dell'autoambulanza, quindi ci vuole l'ambulanza o il medico della squadra che ospita. Perfetto, quindi quello è fondamentale, se no non si comincia e ovviamente ci sarà partita persa per la squadra ospitante. A questo punto rientriamo in studio e vediamo, anche qua ormai le squadre sono fatte, i colpi della settimana per quanto riguarda il campionato di eccellenza, eccoli qua, siamo veramente ai minimi termini, Mazzanti dalla Lattigiana del Grassina, Mearini, pratese tra l'altro, sì, la Forte Cemento, giocato nel centro giovanile del Prato, e Vitturini, difensore alla Correggese, al Real Forte Querceta, questi tre colpi della settimana. Ecco, in eccellenza a questo punto si aspettano gli esuberi dalla Serie D? Oppure qualcuno sono già a posto? Sì, qualcuno sì, diciamo che l'80-90% delle squadre sono a posto, sicuramente aspetta qualcosa Real Forte Querceta, che è partito in ritardo e sta costruendo la squadra ora, quindi la deve completare, sicuramente l'Antella che è arrivata per ultima, no? Dalla porta di servizio in categoria, ha bisogno di qualche giocatore, quindi aspetterà che cali qualcosa dalle categorie superiori, ha bisogno soprattutto di un centrocampista centrale, e il nome che viene fatto è quello di Tommaso Lunghi, ex giocatore da Zenit Audax, che fra l'altro risiede a Bagno a Ripoli, quindi sarebbe veramente uscita bottega, esatto. Al momento però la trattativa è ancora non è praticamente neanche avviata per la distanza tra domanda e offerta, ma certo l'Antella si sono parlati, ma siamo ancora molto molto distanti, quindi può darsi che nei prossimi giorni la trattativa prenda davvero quota, e sono le due squadre forse che sulla carta stanno ancora cercando qualcosa, le altre sono praticamente a posto, complete e fatte, e l'abbiamo già detto, le cinque grandi favorite del girone A, Perignano, Polsacco, Cenaia, Camaiore e Viareggio, e il grande
grande favorito del girone B dello Scandicci, sfidato soprattutto da Rondinella e Mazzola. Mazzola, altra squadra che deve completare la squadra perché gli manca ancora il centravanti titolare. Insomma, che non è cosa, non è ovviamente da poco. Ma arriverà allora, perché in settimana cominceranno anche le varie preparazioni. C'è qualcuno che ha già cominciato, poi ovviamente avremo la possibilità di andarlo a vedere sui nostri siti di informazione, però stanno già cominciando. Sì. Quindi in tutta la prossima settimana praticamente quasi tutto il campionato del Cilento. Se volete andate sul sito almanaccocalciotoscano.it, perché proprio questa sera abbiamo pubblicato le rose di tutte e 32 le squadre. Quindi, di eccellenza, già squadre fatte. Bene, possiamo rientrare studio e veniamo a un tema un pochettino più difficile. Perché? Perché sabato, oltre alla ufficializzazione dei gironi del campionato d'eccellenza, lì immagine errore 0001, ma sì, proprio per stare là, meno proprio che non succeda un terremoto, i gironi sono quelli. Nel campionato di promozione il nostro Labate ci ha provato, vediamo se ci ha preso. Per me è vicino sicuramente ad averlo individuato. Dai, il possibile girone di promozione per quanto riguarda il girone A potrebbe essere di Comano, Castelguidi, Forte dei Marmi, che è stato ripescato, l'ultimo arrivato infatti in virtù del ripescaggio della Zenit e dell'Antella, Lampo Meridian, l'Arcianese, Luco Lunigiana, Pontremolese, Marginone, Monsummano, Pietrasanta, Real Cerretese, San Giuliano Terme, San Marco Avenza, San Piero Assieve, Val di Nievole, Montecatini e Viaccia. Questo potrebbe essere il girone A. Rimaniamo con la grafica del nostro Paolo Innocenti. Qui le favorite quali sono? Le tre grandi favorite, dai. A due su tutte, che sono Pietrasanta e San Giuliano Terme, sicuramente sono le due squadre. Io rivolterei San Giuliano Terme e Pietrasanta. E ci metto la Larcianese come terza incomoda. Queste sono le tre squadre sulla carta più forte. Ti ci metto anche come squadra, come giudizio di squadra, la Lunigiana Pontremolese, che però proprio ieri ha avuto la penalizzazione di 10 punti da scontare in campionato per un tesseramento, un errore, poi saremo più precisi magari, perché questa notizia è proprio di qualche minuto fa, quindi ancora non l'ho approfondita, però il comunicato c'è stato, appunto, 10 punti di penalizzazione alla Pontremolese. Allora fa vincere il campionato, infatti vince, se si salva già, dicevo, a livello di squadra tanta roba. È sicuramente una squadra forte che poteva vincere il campionato, ma certo se restassero i 10 punti di penalizzazione, esatto, se ci restassero i 10 punti di penalizzazione ovviamente sarebbe tagliata fuori per la vittoria del campionato. Bene, abbiamo chicche contro chicche. Andiamo al girone B. Girone B con Armando Picchi, Atletico Maremma, Atletico Piombino, Belvedere, Castelfiorentino United, Cerbaia, Colli Marittimi, Geotermica, Ginesta Fiorentina, neopromossa, Invicta Sauro, Massa Valpiana, alta neopromossa, Montelupo, Saline, San Miniato Basso e Urbino Taccola. E qui lascio spazio all'Abate, perché fare un pronostico qui io direi Castelfiorentino United, ma perché voglio bene Andrea Pucci, che è il direttore sportivo della formazione fiorentina. E Belvedere, secondo me le due squadre più forti sono queste qua, Belvedere e Castelfiorentino. San Miniato Basso non è il San Miniato Basso dell'anno scorso, ma è comunque una buona squadra e quindi sicuramente si giocherà un posto nelle prime posizioni. E poi occhio al Saline e all'Urbino Taccola, che potrebbero essere gli outsider del campionato. Andiamo al girone 5, fiorentino con Alberoro, Audax Rufina, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Chiantigiana, Cubino, Fiesole, Firenze Ovest, Subbiano, Montagnano, Pienza, Pontassieve, Sansovino, Settignanese, Torrita e Vico Maggio. Vicio Maggio, qui sì, anche tanto stato finalista di Coppa, l'abbiamo anche due anni fa finalista di Coppa. Il Sansovino tutti gli anni fa una super squadra, però questo è un girone, ragazzi, a me mi è difficile capire chi è il favorito. Allora, a livello di composizione dei gironi, abbiamo detto, queste ipotesi le abbiamo fatto noi. E la grande novità, rispetto all'unica grossa novità, è lo spostamento delle Boschi dal girone B al girone C. Il girone C mancavano le squadre, il girone B erano troppe, quindi ho messo le Boschi nel girone C. Il Firenze Ovest avrebbe chiesto di evitare questo girone. Avrebbe chiesto di evitare questo girone e di andare nel girone A. Chiaramente in ogni girone ci sono squadre di confine che possono andare un po' di sopra, un po' di sotto, quindi questo magari lo vedremo. Si potrebbe spostare. La desiderata del Firenze Ovest e il girone A. Esatto, potrebbe andare il Firenze Ovest nel girone A e venire in questo girone il Dicomano, che è vicinissimo alla Rufina e che l'anno scorso ha fatto il girone A. Quindi come ipotesi, come variazione potrebbe essere anche questo. Tornando invece, lasciando la composizione dei gironi, che ripeto è un gioco, fondamentalmente è un gioco e prendetelo come tale, le favorite in questo campionato sono sicuramente Sansovino e Montagnano. Se rimane in questo
girone ti dico che ci sono almeno due o tre fiorentine che possono fare molto bene, che sono il Fiesole, che l'anno scorso ha fatto un quinto posto e che può confermarsi ad alti livelli, e poi le retrocesse. Tutte e tre le retrocesse hanno formato squadre veramente di ottimo livello. Pontassieve e Rufina. E Rufina. Tutte e tre di buon livello. E quindi insomma ne vedremo ovviamente delle belle. Allora, il nostro Messi in regia, visto, ci ha fatto tutte le schermate precise, ci fa vedere anche l'ultima schermata prevista dalla scaletta, che sono i colpi di promozione. Anche qui siamo a raschiare il barile. Sì. Cioè, veramente, però ce n'è qualcuno in più. Allora, Sepe, difensore della Terra Nuova Traiana alla Rufina. Poi secondo me il Cubino, sono due grandi colpi. Sì, assolutamente. E questo Vitale, difensore della Lantella al Cubino. Difensore centrale, veramente un buon giocatore. E Gabrielli, questo ragazzo da bambino era un fenomeno, perché era stato anche alle giovanili del Prato, ex Cattolica Virtus. Gabrielli dal Pontassieve al Cubino. Poi Barbafiera, difensore dal Castelnuovo Val di Cecina alla Geotermica, che ha cambiato tutta la squadra geotermica. Sì, geotermica che ha ambizioni, non l'ho nominata prima, ma è una squadra che in girone B potrebbe fare bene. E poi abbiamo questo giocatore che abba tantissimo ed è Majorana, che dalla Lampo Meridian va al Monsummano. Però qui siamo veramente a ormai le squadre sono fatte, sì, ormai siamo alle rifiniture anche per quanto riguarda il campionato di promozione. Campionato di promozione, possiamo orientare in studio, che partirà con la Coppa Italia il 1 settembre. Quest'anno si è anticipato. E col campionato l'8 settembre soprattutto. Ragazzi, è molto molto. Alla fine è finito tutto. Direi presto, troppo presto, anche considerando le abitudini delle società. No, perché di poi promozione. Le preparazioni cominciano il 17. Esattamente, le preparazioni, a parte qualche rarissima eccezione, tipo Sansovino, diciamo il 90% delle società di promozione cominciano ad allenarsi dopo Ferragosto. E dopo Ferragosto preparare il 1 settembre una partita ufficiale che magari di Coppa lascia il tempo che trova, ma l'8 settembre c'è già la partita di campionato, decisamente troppo presto. È stata cambiata un'abitudine, anticipato tutto di una settimana senza che le società ne venissero informate già a metà luglio. Questo sicuramente a diverse società ha creato un problema. Vedremo un campionato, secondo me, con la partenza col freno a mano tirato, perché chiaramente sarà un... E poi ad aprile è tutto al mare. E poi sì, il campionato di finire a metà aprile è un po' troppo presto. E vabbè, queste sono le scelte ovviamente per quanto riguarda il campionato di promozione. Allora, noi siamo arrivati al termine di questa stagione, perché adesso siamo al 5 di agosto, anche noi ci prendiamo un paio di settimane di stop, riprenderemo ovviamente a settembre con il gioco che fa. Siamo arrivati al 5 d'agosto, no? Al 5 di aprile. Siamo arrivati al 5 d'agosto. Sì, assolutamente, sì. Stava la promozione. Sì, no, infatti mi sono annodato con il discorso della promozione. Siamo arrivati al 5 d'agosto, la rifaccio tutta per benino, visto che è giusto così, quindi ci prendiamo un paio di settimane di stop, poi riprenderemo a settembre con il campionato di Serie D, dove avremo due formazioni di Prato, ai nastri di partenza, il Prato e la Zenit, e insomma poi tutta la nostra programmazione con l'eccellenza e la promozione. Ringrazio il mio compagno di viaggio, Andrea Labbate. Grazie a voi, è stato un piacere. Vediamo davvero di ritrovarci a settembre sempre più pronti e informati sul calcio dilettanti, perché lo sapete, il calcio dilettanti praticamente ci siamo solo noi. E allora l'appuntamento è rimandato ai primi di settembre, continuate ovviamente a seguirci sui nostri canali social. Buon proseguimento di serata a tutti.